una delle regioni più aride del Kenya, una chiesa colse l'idea di iniziare nuovi gruppi di incontro, coinvolgendo persone che solitamente in quell'area non erano state raggiunte. Una delle popolazioni meno raggiunte del Kenya sono il popolo Samburu. C'è una chiesa a Isiolo Centro che era interessata a formare dei gruppi di credenti coinvolgendo le persone vicine. Due donne, Rose e Mary, promossero il progetto e convinsero i membri della chiesa a raccogliere i fondi per mandare una persona a fondare chiese presso i Samburu. E poi iniziò a raggiungerli con la parola di Dio, a dare studi biblici, e alcuni accettarono il Vangelo, i messaggi dei tre angeli. Dopo un po', Global Mission fornì dei fondi così che questa persona potesse continuare come pioniere di Global Mission. Presto fu coinvolta Jasmine Jacobs, fondatrice di Reach International. Visitò la zona e vide che c'era bisogno di un edificio ecclesiastico. Pensava che se avesse costruito una scuola lì, invece di costruire una chiesa, quella scuola avrebbe potuto anche servire come chiesa. Durante la settimana i bambini avrebbero imparato a leggere e a scrivere. Poi, il sabato, tutti vi avrebbero potuto adorare Dio. Reach International costruì 3 aule sulla terra donata dalla comunità locale. Si resero conto anche che le donne dovevano camminare per ore per andare a prendere l'acqua, quindi scavarono un pozzo e non molto tempo dopo furono aggiunte una pompa alimentata a energia solare e una cisterna. La scuola e l'acqua attirarono altre persone. La scuola crebbe e crebbe anche la chiesa. Anche Maranatha Volunteers International vide il bisogno e costruì una chiesa con abbastanza spazio per tutti, così che le persone potessero adorare liberamente. Potenziarono anche il sistema idrico e aggiunsero un orto e un sistema di irrigazione. Tutte queste organizzazioni di chiesa, che hanno lavorato insieme, hanno mantenuto la missione in movimento. La chiesa locale, la federazione, Global Mission e ministeri di supporto come Reach International e Maranatha Volunteers International hanno fatto ognuno la propria parte. E quindi il mio consiglio è che dovremmo, quanto più possibile, portare insieme ogni organizzazione che vuole sostenere Global Mission, che vuole sostenere la missione della chiesa. Alcuni scaveranno pozzi, altri costruiranno aule, altri costruiranno cliniche e centri sanitari. Se uniamo tutte queste risorse, l'opera di Dio avanzerà molto velocemente. Grazie per sostenere l'opera missionaria nel mondo.